A far data dal 2016, con la nuova normativa, la procedura esecutiva viene totalmente stravolta e diversamente dal passato, dove l'esperimento d'asta aveva un duplice passaggio, per cui avevamo un'asta senza incanto e qualora questa andasse deserta avevamo un'asta con incanto. Attualmente questi due passaggi logici sono stati assommati in un unico passaggio logico, quindi si avrà un'asta che sarà sempre senza incanto e a fronte dell'aggiudicazione avremo un'aggiudicazione definitiva. Nel passato l'asta senza incanto aveva la necessità, qualora si risultasse aggiudicatari dell'immobile, di una fase di interregnum di un tempo di 11 giorni a seguito del quale, se nessuno avesse fatto un aumento del quinto del prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario poteva ritenersi definitivo. Qualora invece questo aumento del quinto si fosse avvenuto, doveva essere nuovamente indetta una nuova asta e si ripartiva come prezzo base dal valore oltre il quinto. Attualmente nell'esperimento d'asta compaiono due valori: il prezzo base, che è il frutto praticamente del valore espresso nella CTU dal perito incaricato dal tribunale, e l'offerta minima. L'offerta minima non è nient'altro che l'abbattimento del 25% del prezzo base. Quindi si cumulano in un solo esperimento d'asta quelli che prima erano due esperimenti, con incanto e senza incanto. Lo studio LR Immobiliare nasce nel 2003 con l'intenzione di distinguersi dai suoi competitors per professionalità e serietà nella proposizione della propria offerta di consulenza. Abbiamo creato un gruppo, un team di professionisti specializzati nella consulenza per clienti che vogliono avvicinarsi al mondo delle aste immobiliari. È un settore molto complesso dove è assolutamente sconsigliabile di far da soli, di ricorrere al fai da te con la vaga impressione di poter risparmiare qualche costo e poter invece rischiare di avere grossi danni economici per non conoscenza della materia, che è assolutamente molto molto difficile e complessa.